In quanto attivista storica dei centri sociali, cosa significa per te strappare rivoluzione con i denti e rivoluzione a scrivere tempesta? Per me è la rivoluzione per forza una tempesta forte, una tempesta bella. Però, come ho detto prima nel mio testo, la rivoluzione per me non è una cosa futura, non è un progetto che uno mette nel tempo, no? Avanti, guardando avanti fuori da un ipotetico tunnel. Per me in realtà rivoluzione è il quotidiano, è tutti i giorni e in effetti è quello che il mio lavoro nei centri sociali è sempre stato quello, non pensare a un progetto futuro ma praticare, agire rivoluzione. In questo momento storico rivoluzione sono gli studenti nella piazza, in questo momento storico oggi pomeriggio a Milano siamo stati davanti alla Bocconi, ci sono stati gli ennesimi scontri e l'ennesima arroganza del potere che difende una situazione che non è più sostenibile. Per me questo è fare rivoluzione, agire rivoluzione. E creare quei piccoli tasselli perché ci siano poi dei cambiamenti grandi che accredino anche le altre persone. Io parto da una rivoluzione particolare che è la rivoluzione culturale. Mi sono sempre occupata più della musica, delle parole, di questo genere di cose che secondo me sono poi anche magari quelle che scalfiscono di più nel tempo, no? Più che magari appunto il sasso tirato che io comunque appoggio, come ho detto prima, nel mio testo perché è una delle possibili cose che una persona può fare, no? Anche quello agire rivoluzione. Però il mio campo invece è proprio quello appunto che viene praticato anche in queste due sere, un palco in cui la gente può salire, può dire delle cose, lasciare dei piccoli semi perché poi uno va da casa e ci riflette, ci pensa. E magari anche un modo più attrattivo per comunicare con la gente, per affascinare la gente. Difatti, vabbè, io sono attivista di spazi sociali, ma più che centri sociali, spazi sociali con delle, diciamo, cifre stilistiche molto forti. Vengo dal virus, da Pergola Tribe, situazioni che a Milano hanno anche creato, diciamo, rivoluzione, agire rivoluzione, però anche differente, con parametri differenti, magari dai metodi classici della lotta. E questo è per me fare rivoluzione.